questa sì che è vita. Allora, basta! Mi metto a lavorare adesso, No, no, seriamente. Che situazione! Cioè, sto deriva sempre per registrare. Ma chiamiamolo che è meglio, forse. Tu non devi mollare! Abbiamo un sogno nel cuore! Chi è che rompe le... Ah, il mio capo. Sì, pronto? Sì, allora, diciamo che i nostri collaboratori attualmente non collaborano molto. Lei come si comporta in queste condizioni? Solitamente provo con la cordialità in quanto persone molto colte. Bah, mi fido. Scusate, potete cessare di fare confusione? Mare mio! Passerò alle maniere forti, allora. No, no, aspetta, aspetta! Torno io. Meno male. Signori, bentornati qui sul nostro programma Porti Chiuse. Direi che questa non serve più. E niente, oggi sapete, siamo in un mondo sempre più green e allora abbiamo pensato a un argomento che rispecchi l'andatura di oggigiorno. Prego. Salve gentili ospiti, bentornati. Oggi siamo qui con uno dei più grandi esperti di auto elettriche di tutto Morterone. Infatti, oggi vogliamo appunto fare un po' di chiarezza su questo mercato. Innanzitutto, come vede il mercato dell'auto elettrica oggi in Italia? In crescita, in calo, come sta andando? Ma rispetto agli anni scorsi il mercato devo dire che è molto in crescita, infatti quest'anno sono state immatricolate circa 65.000 auto, che rispetto agli anni scorsi è davvero un notevole incremento. Bene, quindi un mercato che cresce, però questa crescita, soprattutto che segmento riguarda, o meglio, qual è il segmento dove vengono venduti più veicoli puramente elettrici? Ma il segmento che vende di più, devo dirle, c'è un po' da aspettarselo, sono le utilitarie, infatti l'auto più venduta è la 500 elettrica di Fiat. Troviamo però al quinto posto Tesla con la Model 3, che è una via di mezzo tra un utilitario e una macchina di lusso. Questa cosa fa molto piacere in realtà, perché si capisce che gli italiani non pensano solo all'economia, cioè alle macchine economiche o comunque alle utilitarie, ma pensano anche a auto un po' più belle e comunque nei prezzi abbastanza contenuti, infatti la Model 3 non la si trova su prezzi altissimi comunque. Bene, quindi appunto un mercato che sicuramente si è diffuso molto sulla fascia delle utilitarie, delle piccole city car, che sicuramente sono molto pratiche perché fanno pochi chilometri, quindi anche quelle elettriche non hanno grossi problemi di autonomia. Però appunto, parlando di prestazioni, allora l'autonomia è un punto che sicuramente sta migliorando negli ultimi anni, stanno crescendo sempre come autonomia, però a livello di prestazioni tante volte viene detto il piacere di guida di una termica è difficile da battere. Su questo come siamo messi? Ma in realtà su questo devo contraddirla, perché devo dire che ci sono auto che davvero vanno anche meglio di alcune auto endotermiche. Un esempio è la Rimac C2, un'auto appunto della Rimac che adesso è stata acquistata da Bugatti, vabbè. E comunque quest'auto raggiunge 412 km/h, che per una macchina con motore endotermico è davvero tanto, e essendo però elettrica e anche un'accelerazione ottima come appunto le auto elettriche, il piacere di guida non è neanche poi così male, perché comunque avendo le batterie in basso, essendo perciò il peso in basso, la fluidità di guida è molto meglio rispetto a molte auto. Perfetto, grazie, la ringraziamo per essere stato qui con noi oggi. Detto ciò, signori, linea allo studio. Buongiorno, buonasera. Io ho detto buongiorno. Le vede il sole? No. Quindi? Buonasera. 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 Desidererei una macchina possibilmente elettrica. Perché? Perché mi servono per spostarmi. Non le piacciono le macchine a carbone? Eh no, io mica inquino, non vede che sono brown come un tronco? Neanche a me, perché non le vedo. Quindi, che tipo di macchina desidera? Abbiamo le macchine elettriche. Ma guardi, io possibilmente ne vorrei una che non abbia il motore di un frullatore e che possa andare bene. Stavo pensando a una macchina abbastanza piccola che vada bene in città, ma che mi possa consentire anche dei buoni viaggi. Allora, guardi, visto che io sono proprietario, no? Quindi i proprietari di solito non sanno mai nulla. Sono rimasto un po' indietro con i cataloghi di 2015 più o meno, no? E quindi faccia così, prenda lo smartphone, visto che siamo aggiornati, abbiamo anche un sito webs, quindi vada sul webs e cerchi www.tuttetruffe.car.it. Cosa ride?
Guarda che sono serio, eh. Sembra falso, ma non è. Quindi, ma ne è sicuro? Assolutamente. Ah, ma forse l'avevo già visto il vostro. Ma ecco. Siamo famosi, eh. Come avete visto, anche oggi si conclude in grande stile come al solito. E niente, titoli di coda. E ci vediamo alla prossima volta. Ciao a tutti.